Buongiorno amici di Voce di Napoli e Food Napoli, siamo qui con Peppe di Napoli, l'abbiamo imparato a conoscere per il suo modo amorevole di preparare i piatti di pesce, ma oggi siamo qui per una cosa meno piacevole. Peppe, buongiorno, cosa è successo? Ragazzi, quello che è successo è bruttissimo. È successa una cosa stanotte, anzi l'altra notte, mi hanno messo una bomba in casa da ricerca. Come voi guardate, la ci mise nuova proprio per non far apparire e per non fare cosa troppo grande. Però, guagliù, non avete capito, io sono popola, Peppe di Napoli, non si abbatta, che Peppe di Napoli sta tornacendo come una bella. È un altro discorso, Peppe di Napoli va sempre più forte perché non mi abbatte niente a nessuno. Che Peppe di Napoli è una legge ed ringrazio la polizia di pianura che mi sta vicino e mi state sempre vicino. Un ringraziamento a tutti voi che mi volete bene e un bacio. E tranquillo, vai giù. Io Peppe, conto sempre su Dio, quella è la cosa bella. tu che sei una speranza per questo quartiere, che dai lavoro a tante persone in maniera onesta, che cosa vogliamo dire a queste persone, insomma, che si dimostrano così vili? C'ho solo poche parole da dire. I fatica, tengo in mano che mi bruciano i piedi che mi fanno male, gli ha da faticare. Gli ha da solo a faticare, perché Peppe di Napoli si scende e 3 a notte è stato di 3 a notte. E perciò gli ha da faticare, perché Peppe di Napoli è solo per fatica. Un bacio a tutti quanti, voglio bene, tranquillissimo. Peppe di Napoli sta sempre qua e fatica sempre qua. Non me ne vaga qua. Peppe di Napoli sta andando in un quartiere che ha da fa solo se io quartiere pianura. Perché pianura è bello, vai giù. Non è Peppe, brutto. un'ultima domanda. Tu hai subito sostituito la Cinesca perché non volevi creare polemica, perché Per tu. scendere polemica, un pochettino di disagio, un pochettino di paura, però io paura ne tengo proprio, voglio. Guardando le telecamere di sicurezza si è visto chiaramente un ragazzo con un casco che metteva una bomba carta all'esterno della tua sala cinesca che saltava in aria con tutta l'insegna. Quali sono i danni che hai A Boa Sala subito? Cinesca abbiamo subito le tabelle che abbiamo aggiustate, a posta nostra, automaticamente sta tutto il video che si vede, tutto quello che è successo. Però voglio dire sempre una cosa, e ve lo ripeto un'altra volta, Peppe di Napoli a ca non si muova. Avete capito? Peppe di Napoli fatica e fatica onestamente e tenga vinto per affaticare. Siamo aperti quindi normalmente, no? Sempre aperti, qua non si chiude mai. La sera cinesca è tabella, ci fate cagnare dentro la nottata, per non far capire quello che è successo. Perché Peppe di Napoli fa mangiare vinta famiglia e Peppe di Napoli a casa mo. Il quartiere lo sta portando su. Abbasci, non guarda mai. Ti Grazie voglio mille. bene, un bacio e vi aspettiamo a tutti quanti. Vai giù, Peppe di Napoli è popolo, un bacio.